la fila di quelli che usate, ma restando in più parte, diciamo, un'altra girata. Opere di mia mano. Ma è lunga la storia. Scegli l'atto di incarnazione del tuo figlio per la
sua passione, la sua croce, guidaci alla propria della risurrezione. Ancora deve nascere, deve essere concepito, e già si parla di morte e risurrezione, c'è la nostra storia. E questo Gesù che oggi Maria porta a Santa Elisabetta, che Roberta ci introduce già dal punto di vista letterario. Artistico, scientifico, ma anche di fede, in fondo di noi la tua sapienza, grazie. Io mi sono stato per invitarvi dopo a chiedere a Padre Luigi il significato di queste sue opere che sono esposte nei due pannelli, siccome si parlava del passaggio dall'incarnazione alla gloria della risurrezione, di questi due misteri che sono intimamente legati, approfittate della presenza di Padre Luigi e del suo essere illuminato anche in quest'arte particolare. È bello, vai Roberto. Buonasera. Buonasera, innanzitutto grazie Padre Luigi per questo prezioso invito che ho accolto con molta gioia tramite Fabio Mandato. E buonasera a tutti voi, so che questi sono momenti nevralgici per ogni famiglia, però ho piacere di condividere con voi questo momento di Sicilia portando queste tematiche. Chiedo scusa già a tutti voi perché io quando tratto temi che amo, che mi emozionano, a volte palpetto. Quindi già subito inizio chiedendoci scusa e iniziamo con l'arrivo di questa relazione. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. E con queste parole l'Evangelista Luca introduce il suo racconto sulla nascita di Gesù e spiega perché Giuseppe e Maria, con il grembo Gesù, si fossero recati a Betlemme. E di certo l'imperatore non poteva sapere che il suo provvedimento avrebbe consentito la nascita di Gesù nella città di Davide. Assistiamo dunque a un Dio che si inserisce pienamente nella grande storia dell'impero romano, o meglio, di tutta la terra abitata e conosciuta. Infatti, l'Evangelista adotta proprio il termine ecumene, tutta la terra abitata, di indicare l'universalità di questo evento Gesù Cristo. L'evento dell'incarnazione di Gesù Cristo ha da sempre affascinato letterati e poeti, credenti, atei o agnostici, ponendo nel corso dei secoli alle coscienze dell'intera umanità domande fondamentali. Dio, chi sei per me? E io chi sono per te? E in ultima analisi si è cercato di capire chi è Dio per l'uomo e chi è l'uomo per Dio, ma nel mistero di salvezza. Noi non conosciamo quale sia stata l'immagine autentica del volto di Gesù, dei suoi tratti fisici, ma nel corso dei secoli pittori e scrittori si sono confrontati incessantemente con la figura di Gesù, offrendoci immagini diverse e talvolta contraddittorie per restituirci un Gesù dei tratti a volte fraterni, Gesù onnipotente, regale, drammatico, sofferente, rassicurante, straziato, oppure il denunziato nemico, seppur bellissimo ma nemico. Paolo VI, uomo di notevole sensibilità letteraria, mise in evidenza la poliedricità della persona di Gesù, cioè di Dio che nel tempo ha assunto la natura umana, e nel febbraio del 1965 così scriveva: Gesù è il centro dell'umanità, colui che dà un senso agli avvenimenti umani, colui che dà un valore alle azioni umane, colui che forma la gioia e la pienezza di tutti i cuori, il vero uomo, il tipo di perfezione, di bellezza, di santità posto da Dio per impersonare il vero modello, il vero concetto di un uomo, il fratello di tutti, l'amico insostituibile, l'unico degno di ogni fiducia e di ogni amore, è il Cristo uomo. Per quanto riguarda i temi iconografici della natività, ma lo stesso dicasi per la passione,
passione, la morte in croce del Salvatore, questi trovano, diciamo, delle rappresentazioni sin dai tempi antichi. Dal buon pastore della Chiesa del Cristiano delle Pasconde, al pantocratore celebrato come Signore nella gloria dell'arte bizantina, al Gesù di Piero della Francesca e di Michelangelo, sino ai tanti capolavori dell'arte figurativa contemporanea, come il Cristo giallo di Gauguin, l'Ecce Homo di Rome, il Gesù della Crocifissione bianca di Chagall, e infine, prima di passare all'aspetto squisitamente letterario, mi pone e mi preme sottolineare un'opera chiamata Il Calvario di Vittorio Tarantini del 65, in cui Cristo e i due ladroni sono rappresentati attraverso tre stele, si potrebbe dire quasi tre pale di legno su cui si disegnano i segni delle ossa e qualche vaga ondulazione del corpo. Qui, come in molti crocifissi del secondo dopoguerra, nulla distingue Cristo dagli altri uomini, e in particolare dai due ladroni che condividono la stessa sorte. Divino e umano si pongono in un'identità che non intende essere prometeica, cioè uguagliare la creatura al creatore, ma sottolineare l'umanità di Cristo, il suo estremo annichilimento e insieme il dolore universale che governa ogni vita. Un dolore reso ancora più evidente dall'anatomia approssimativa e interrotta di questa pala. Dacci si consegna nel 1965. E in effetti, nell'ambito della letteratura contemporanea, moltissimi sono stati scrittori poeti, uomini e donne, intrigati dalla personalità del Nazareno, resi inquieti dal suo messaggio e affascinati dal suo mistero, che hanno realizzato opere letterarie che fossero in grado di comunicare la loro esperienza derivata dall'incontro con Gesù, anche quando soprattutto ne hanno negato la natura divina. L'autore scrittore desidera comunicarsi al suo lettore, stabilendo un patto di fiducia, dialoga con il suo destinatario del racconto, trasferendo un'esperienza personale o altrui degna di essere raccontata. E in fondo, che cos'è interrogare se non questo continuo dialogo fra Dio e l'uomo, così come il letterato che cerca Gesù, che dialoga continuamente col suo lettore. Particolarmente feconda, in tal senso, è stata la produzione letteraria dei romanzieri della Russia e più in particolare dell'Est. Fyodor Dostoevskij, nell'Ottocento, può essere definito il capofila di una pleiade dei grandi letterati europei, definito da alcuni addirittura come il profeta del cristianesimo in letteratura, che avendo fatto del tema del religioso il perno della sua e dell'attività di tutti questi letterati, il perno scrisse: non c'è nulla di più bello, di più profondo, più simpatico, più ragionevole, più virile, più perfetto di Cristo. E se qualcuno mi dimostrasse che Cristo è fuori dalla verità, e se effettivamente è vero che la verità non è Cristo, ebbene, diceva Dostoevskij, io preferirei restare con Cristo piuttosto che con la verità. Naturalmente, come ci ricorda Ludo Mirza nel suo saggio del romanzo come teologia, pensare, dire la fede in dialogo con Dostoevskij, ci ricorda bene che Dostoevskij però non è un teologo. Dostoevskij è debole nella teologia, ma è ricco di antropologia. E pur tuttavia, l'arte, in ogni sua forma, può essere una via per incontrare Dio, e in particolare un Dio che si è fatto uomo. E ancora possiamo ricordare Kafka, che sempre rimarcò le radici ebraiche nella sua opera letteraria, non le nascose nella sua intima relazione col lettore. Definì Gesù come un abisso pieno di luce. Bisogna chiudere gli occhi per non precipitarvi. Kafka non era certo un uomo che potremmo dire fede, ma si interrogava sui temi della fede. Gesù stesso lo interrogava. E a questo punto, da questo abisso di luce kafkiano, sorge una domanda: ma voi, chi dite che io sia? Gesù Cristo è colui che rivela pienamente l'uomo all'uomo stesso, si dice in Gaudium et Spes 22. Cioè solamente la luce del Verbo incarnato trova piena luce il mistero dell'uomo. Cristo, rivelando il volto del Padre, permette all'uomo di conoscere pienamente sé, e l'uomo diventa più uomo e capace di capire la sua altissima vocazione. E invece, gli scrittori contemporanei, come hanno risposto a questo interrogativo? Agli
drammatiche, lo scrittore contemporaneo e moderno è stato attratto più che dai temi della nascita e dell'incarnazione in senso stretto, ma dall'umanità sofferente del crocifisso, quindi dagli effetti, diciamo, di questa incarnazione. Non il Cristo glorioso e onnipotente raffigurato nel primo millennio, quanto invece l'uomo dei dolori che ben conosce il patire, con cui anche il più benedetto degli uomini si può, tra virgolette, identificare, può sentirsi prossimo, vicino. Nella poesia Il sorriso, scritta nel 1947 da I Ching, pensando al Gesù sofferente, il poeta sinfonico si chiedeva: non siamo stati tutti nel nostro tempo inchiodati sulla croce, e questa croce non è stata meno dolorosa di quella del Nazareno. Anche chi non crede nella divinità di Gesù e non lo accoglie come incarnazione del Verbo rimane affascinato dal suo pensiero e dal suo mistero, lo ammira come profeta e maestro, esempio di autentica umanità, il rabbì sapiente, profeta fra i profeti, rivoluzionario, fratello maggiore che resta accanto all'uomo nel dolore e nella sofferenza. Gesù nella letteratura viene visto come ideale di perfezione morale. Questa definizione ci viene data da Kant e poi viene ripresa, ad esempio, e approfondita in molti dei romanzi di Tolstoi. Ed è stata messa l'accento da parte di Tolstoi soprattutto sulla grandezza morale, appunto da finire con negarne la divinità di Cristo. La stessa cosa dicasi per Gesù, figlio dell'uomo di Libra, in cui viene esaltata ancora una volta la figura di un Gesù come maestro, cavaliere del sogno più bello, ma maestro, un uomo, un maestro. L'aspetto divino viene fagocitato. Gesù, il profeta fra i profeti. Lo vediamo per esempio in Nikos Kazantzakis, nel Cristo di nuova in croce e l'ultima tentazione, in cui Gesù viene rappresentato come il rivelatore di un mondo nuovo, nel quale l'uomo trova l'immortalità e si realizza in pienezza. Gesù quindi come maestro e come profeta dei profeti che indica la via verso la salvezza, ma pur sempre un mero tramite che porta a Dio e non un Dio che si è fatto uomo. Mi piace ricordare un'attrice a me molto cara, Elsa Morante, che tra l'altro è stata la prima donna a prendere il premio Strega nella storia di questo, insomma, prestigioso premio, che nel romanzo La Storia raffigura Gesù come punto di riferimento a cui ispirarci per vivere una vita con dignità. La figura di Gesù è calata in un romanzo storico che racconta la guerra, siamo nel periodo post-bellico, attraverso gli occhi dolenti e confusi dei poveri. Il tema è quello del male assoluto, che si identifica in tutte le guerre. Lo scenario è quello di una storia tragica, ma il modo in cui la morante ce lo restituisce lascia comunque un filo di speranza anche al dialogo con il biasimato Gesù. E questo rivolo di speranza sottesa nel suo scritto emerge proprio negli ultimi giorni di vita della morante, in cui artista e donna trovano un equilibrio, come documenta un'intervista di Fabio Calagrande a Vincenzo Cerami per la Radio Vaticana, in cui la morante, ormai arrivata agli sgoccioli della sua vita, dice: ma non capite, la morante non aveva fede, combatté a lungo con la fede, ma non capite, Cristo deve essere risolto per forza, basta pensare alla sua vita terrena così come ci è stata raccontata, un uomo che ha avuto una vita così straordinaria non può che essere risolto. Ma Gesù nella storia, Gesù l'incarnato, il Dio incarnato, viene visto come un enigma tormentato, nemico e vittima al contempo di un potere dispotico. Per noi cristiani ricordiamo che il mistero non è una realtà che non conosciamo, un enigma, ma è il progetto di Dio d'amore, è il progetto che Dio ha d'amore verso l'uomo, che gradualmente si rivela all'uomo. Ma questo aspetto di graduale rivelazione di un progetto d'amore non viene colto particolarmente da Luis Borges, in cui Cristo è solo un sogno, come del resto Dio, ma un sogno prezioso che ci accarezza l'anima e le onde di una nostalgia, riportandosi a quel "ah, se fosse realtà", confidato da Pasolini
a padre Fabretti nel 74 durante uno scambio epistolare. Cristo per Pasolini è stato sì un punto di riferimento, ma anche una presenza incalzante, a tratti scomoda, con la quale ha dovuto confrontarsi in un incalzare di buio e di schiarite, in luci e penombre. Eppure Gabriele D'Annunzio ha nutrito sentimenti contrastanti di amore e di odio verso Gesù, in quanto bellissimo nemico, da rifiutare e combattere in nome dei quattro falerati corsieri sui quali il poeta doveva cavalcare per la conquista della storia, la volontà, la voluttà, l'orgoglio e l'istinto. E ancora José Saramago presenta Gesù nel Vangelo secondo Gesù come vittima di un Dio dispotico. Pensate, un Dio dispotico che per affermare il suo potere ha bisogno di calpestare la gente, financo il suo stesso figlio. Gesù è colui che però è capace anche di assumere e trasfigurare il dolore. E questo ci è stato ben detto da Mario Rubiglio nel romanzo Il Quinto Evangelio, in cui scriveva: Cristo non ha più mani, ha soltanto le nostre mani per fare oggi le sue opere. Cristo non ha più piedi, ha soltanto i nostri piedi per andare oggi agli uomini. Cristo non ha più voce, ha soltanto la nostra voce per parlare oggi di sé. Cristo non ha più Vangeli che essi, noi, i contemporanei, leggano ancora, ma ciò che facciamo in parole, in opere e l'Evangelio che si sta scrivendo. La sola figura storica di Gesù ha ispirato dunque, o meglio tormentato, scrittori, artisti e poeti e drammaturghi. E tra questi, senza dubbio, vorrei ricordare Diego Fabbri, morto nel 1980, peraltro data della mia nascita. Molti suoi drammi presentano personaggi impigliati, impastati di peccato, che invocano redenzione. Si pensi a Il processo a Gesù, opera drammaturgica scritta dopo una lunga gestazione, durata 2 anni, dal 52 al 54 del Novecento, che ha trionfato sui palcoscenici di tutto il mondo a partire dal 55. L'idea nacque in Fabbri dal processo politico che un gruppo di giuristi anglosassoni fecero nel 33 a Gerusalemme, che si era concluso con l'assoluzione di Gesù. Da tale spunto, l'opera di Fabbri diviene un'indagine dai toni serrati coinvolgenti su una società che aveva perso la speranza della salvezza, la fiducia nei propri valori e soprattutto la fiducia nell'amore, rifugiandosi già in quelli che oggi ha dato come frutti forti l'individualismo e l'egoismo. La visione cattolica del drammaturgo non ha nulla di consolatorio e pietista. Anzi, nasce e si nutre della drammaticità di Dostoevskij, ma anche di Pascal e di Manzoni. Fabbri arriva a realizzare nel processo a Gesù, come molte altre sue opere, un vero e proprio documento di un'epoca confusa e inquieta, in cui l'uomo, tanto più sente il bisogno di Dio, quanto più se ne allontana, cercandolo per paradosso, per tutte le strade possibili, dagli amori disordinati, alle esperienze angoscianti, sino alle improvvise fondazioni spirituali. Il dramma è diviso in due tempi, con un intermezzo. La scena è semplice e si presenta a sipario alzato. Prendendo spunto dal teatro più puro pirandelliano, i personaggi, non casualmente con nomi biblici, Elia, Rebecca, Sara e Davide, si presentano agli spettatori, tra i quali è già nascosto qualche altro attore che in un secondo tempo interverrà direttamente nella sezione scenica, annunciando la messa in scena di un processo a Gesù, una sorta di sacra rappresentazione che cerca di scoprire se Gesù fosse innocente o colpevole, se fu condannato ingiustamente o secondo legge. I quattro protagonisti, a cui si aggiunge poi un giudice, sembrano ripetere parti prestabilite. Alcuni si mettono alla difesa, altri all'accusa. Il dibattito è sempre più serrato e polemico, tanto da trasporre qualche personale implicazione dei personaggi, tutti ebrei e quindi tutti implicati nell'antico processo a Cristo, una contemporaneità frutto dell'annullamento di ogni categoria spazio-temporale. Piano piano vengono chiamati a deporre coloro che furono direttamente coinvolti in quell'antico processo, Caifa, Pilato, ma anche Maria e Giuseppe, e poi alcuni discepoli, Pietro, Giovanni, il discepolo che lui amava, e persino lo stesso traditore, Giuda.
Tutti attori moderni che interpretano una parte, ma nello stesso tempo personaggi autentici che difendono un ruolo, una scelta e una posizione pro o contro Gesù, l'incarnato. La vera conclusione, alla fine del primo atto, a cui si giunge, si chiude, con l'espressione seguente. Tutti lo misero a morte, con nascosto rammarico, ma con un sospiro di sollievo. Dopo l'intermezzo, il secondo tempo è caratterizzato da un dialogo aperto e coinvolgente con il pubblico. Intervengono un sacerdote, un intellettuale, una bionda e una povera donnetta, ognuno dichiarando i motivi della propria adesione a Gesù o del proprio profondo odio. La conclusione è travolgente perché il vero pregio di quest'opera è nello svolgimento dialettico fitto e crescente delle parole pronunciate da quel giudice capitato a caso in questa scena che presiede anche il tribunale. Che dice, chi è? Chi è per voi Gesù, Gesù di Nazareth? Perché non lo gridate forte, dovunque e sempre, quel che avete detto stasera? Tutti dovete gridarlo, tutti, perché altrimenti si ripete anche per voi quello che accadde per noi allora, di rinnegare, di condannare, di crocifiggere Gesù. Io devo oramai proclamare alto, al cospetto di tutti, che non so ancora se Gesù di Nazareth sia quel Messia che noi aspettavamo, non lo so, ma è certo che lui solo alimenta e sostiene da quel giorno tutte le speranze del mondo, e io lo proclamo innocente, è martire e guida. E allora riecheggia ancora una volta l'antica domanda, ma noi, chi dite che io sia, che diciamo che lui sia, in questa sera? Che siamo qui, chi diciamo che sia Gesù, il bimbo divino che ci apprestiamo ad accogliere e incontrare nella notte di Natale? Grazissime, vabbè, si dice grazissime. Si può dire. La prendiamo come che concessione. Come licenza letteraria. Probabilmente, no? Grazie. Vai, Luigi. Vai. Posso dire una cosa? Non c'è stato un albergo, c'è stata una carrellata di cultura. E grazie per questo. Ci siamo arrivati. Un attimo che vado a vedere il film. Grazie. Grazie a questa è film del ciclo. Prima che iniziasse il dialogo ho detto che è il primo e non l'ultimo, è un assaggio. Grazie a voi. Grazie a voi. Dove tu o tre sono riti mezzo nel mio nome, io sono fuori. L'abbiamo detto all'inizio prima, in fondo. Beh, infondiamo dentro di noi questo spirito di comunione fraterna, senza pretesa alcuna, ma una pretesa dobbiamo conoscere questo Gesù che hanno cercato tutti. Per prima sono stati i dubbiosi, gli artisti, i ricercatori, i desiderati. Gli uomini semplici non se lo pongono perché dico tanto Gesù com'è, quindi per i semplici, certi semplici, questo problema non esiste, perché Gesù ce l'hanno dentro. Per noi che abbiamo dubbi, che siamo ricercatori, Santa Cosina lo dice, no, un grande uomo, Collega di Santa Costina. Lei è un avvocato, che scava Dio. E poi questo va a spiaggia, un paesino dice, ma tu cerchi Dio. Non Dio non puoi. Poi continuare nel palco della mano. Quindi grandi uomini. Noi siamo anche grandi, dubbiosi. San Tommaso, no? Cerchiamo Dio. Vabbè. Fabio ha detto i miei quadri, ma io ti faccio ciò che ha detto Roberta. Quello che a me piace degli artisti
presente e manca il peccato. È un ebreo, un autodidatta, cresciuto nella macelleria dello zio, il padre aveva una macelleria, non so, in quel paese della Russia, no? Quindi vedeva tutti questi animali al mattino, gli uccidevano, galline, gatti, come quando voi vedete tutti gli animali nei suoi giardini. Ma la cosa più bella è che questo ebreo ha lavorato nelle chiese di tutto il mondo. Sapete qual è il quadro più bello? Che piace molto a Papa Francesco è la Crocifissione bianca. È qualche cosa di stupendo. Non è un Michelangelo, è una chiesa, ma però guardando questo artista, veramente questo ebreo, che è difficile un ebreo che conosca Gesù come Dio, è riuscito a cucire i rapporti con il mondo laico, con il mondo ateo. È il Papa dell'umiltà, della semplicità, ma di una profondità culturale non indifferente. È stato uno dei più grandi papi, e non a caso è uscito dalla scuola di Pio XII, quindi, e quanto dice, essendo è uno che ha avuto in mano la politica dell'Italia con la Fusci, la gioventù italiana. Quindi conosceva molto bene l'Italia. Detto questo, in nomine Domini, quando gli hanno dato questo peso, che nessuno si aspettava uno squadro molto traghettatore, quando è uscito il Milano, la gente si manca questo. È semplice, nell'umiltà il Signore ha scelto Maria, non ha scelto nella regia di Caserta, ma in una piccola cittadina di Nazareth. Quindi vedete che noi cattolici, adesso parla di partiti cattolici, perché non c'è bisogno di avere un partito. C'è bisogno, come abbiamo messo prima la bandina, di testimonianza. La testimonianza la diamo, Roberta che scrive sul giornale, quindi la produca, giornale cattolico, Parola di Vita, il libro che Gesù c'è nella biblioteca, dove tra 1500 noi contempliamo di non da 10.500, quindi una cultura, ma tutto si genera su una. Lui, Celentano, guardate che nei suoi canzoni, guardate, tutti gli artisti vanno sempre a leggere il Vangelo. Io ho cercato di studiare tutte le canzoni, ho visto. Pasolini, il Vangelo secondo Matteo, e cioè ci vuole un po' di storia a vedere, ma è uno dei più grandi capolavori della cinematografia italiana. L'Inzeffetti è bello, è meraviglioso, bello dal punto di vista tecnico. Allora, quindi vedete che ogni artista in fondo ha un solo motivo, la felicità dell'uomo. E Zamorante, un'altra grande.
anche lei, però vedete, alla fine tutti, anche la cosiddetta, che stanno guardando la Odierna Pallacino, voi sapete, Odierna Pallacino, prima che morisse, era molto amica del cardinale Silvestrini di Firenze. E l'unica persona che andava a trovarla, perché una volta si conosce, poi si piccoli, gli amici vengono, questa povera donna è rimasta sola. L'unico che è andata e lei ci convidava il cardinale Silvestrini. Ebbene, questa donna ha lasciato tutti i suoi manoscritti, tutte le sue opere al Vaticano, alla libreria del Vaticano. E c'è un fondo, adesso si trova un po' giù, gli scantinati, quanto prima sarà messo in opera. Cattolica, non cattolica, e alla fine dirà la valdese, no? Mi pare che no. Lavorante invece era di origine ebraica? Beh, quando ci si preso lì siamo un po'. Quindi questi grandi artisti che ha citato Roberta sono veramente, sono stati alla ricerca di Gesù. Lo hanno trovato e io penso di sì, perché hanno parlato bene. Quando uno parla bene dell'altra persona vuol dire che ha trovato, ha trovato dentro di sé la bontà, no? E Gesù non dice, San Paolo poi dice sulla vostra bocca non ci siano cattiverie, murmurazioni, inviti, dice, dice no, lui ama il prossimo come te stesso. Quando gli artisti amano il prossimo come se stessi, l'hanno dimostrato. Prendiamo anche l'artista Messina, Mangiù, Paolo VI, hanno fatto le porte di San Vito, eppure non erano cristiani cattolici, però studiavano la Bibbia. Per fare le opere devono conoscere la Bibbia e tutto. Allora, in quel parametro, in fondo, c'è uno, va di para a Bibbia e Senato, a destra c'è una tale. Poi detto così, c'è un verso, avevo questo foglio di imballaggio e perché mi vedo. Allora, se voi vedete il Gesù bambino è piccolino, poi cresce e diventa una croce, anche se sono due personaggi in ladrono. No, no, di qua, quelli di giù, quelli di giù sono Giuseppe e Maria. Poi là c'è una catena floreale, là poi c'è Paolo VI, poi c'è un altro sulla sinistra e quello mi ha fatto tormentare un po', quel Gesù in quella costa, in un mistero c'è una specie di drogo, c'è un mistero. Sotto ci sono dei quadri, dei colori, quello più alto, più grande, dove in vari colori, sempre non c'è niente, mistero, perché il colore ti porta, ti eleva a qualche cosa che tu vai incontro. Noi andiamo incontro all'arte, alla fede, all'amore, a Natale. Grazie di essere stato qui, là c'è un buffet, fra poco ci saranno anche i colori, se qualcuno ha la chiesa Roberta lo faccio. Grazie per la disamina tecnica, puntuale, corta, niente da eccepire.
mi aspettavo, ma per una mia carenza ovviamente, poiché l'incarnazione io, essendo un mistero anche, non la, quando sento parlare o leggo o medito sull'incarnazione, non penso a Dio incarnato immediatamente, penso a Maria. Per cui mi piacerebbe, visto che farete incontri successivi, che sempre in questo tema sia messa in evidenza la figura di Maria nel momento dell'incarnazione. Perché ovviamente è un mistero, io non, cioè, se ci si pensa non ci arriviamo. C'è poco da dire, però come abbiamo potuto accogliere, no? E anche attraverso la, per esempio ho detto di Cacciari ultimamente che ha pubblicato, e la presenza di Maria nel momento dell'incarnazione attraverso la pittura da Beato Angelico, cioè come hanno guardato al volto di questa donna che può essere stupito, attonito, dubbioso, incantato anche proprio a livello di come lo intendiamo noi, cioè dice ma che mi sta succedendo questa cosa, che, per cui ecco mi piacerebbe incontrarci anche sull'aspetto proprio umano, ovviamente, ma nello stesso tempo ovviamente divino, di Maria che è piena di grazia e che come raffigurata in quel momento, e che cosa ci può dire a noi mamme, a noi nonne, a noi donne, chi è questa donna, prima di dire questo lo avete incontrato o no? Cioè, perché è lei che ce lo porta. E quindi... Detto, grazie per l'intervento. E premetto che una parte di questa relazione in realtà era proprio dedicata al Beato Angelico, anche in omaggio al luogo in cui ci troviamo, e a diverse iconografie con tanto di analisi iconologiche, quindi di quello che è il valore effettivamente delle annunciazioni. Però, stante che abbiamo avuto in questo momento una carenza di proiettore che colmeremo nelle prossime volte, sarà detto che dal 0 all'1 ci saranno altri. Quello che noi, ecco, dal punto di vista iconologico e iconografico, sicuramente la figura di Maria offre tantissimo, offre un messaggio importante, perché non perdiamo mai di vista che l'incarnazione è comunque un fatto legato a Cristo. Ecco. E quindi alla luce di quello, quindi diciamo che prendiamo questo fenomeno dell'incarnazione come preludio per quello che, Maria, che sarà, senza dubbio non ci sarebbe stato nulla, però ecco la parte diciamo relativa a questo aspetto, qualora volesse ancora invitarvi, è già pronta ed era parte di questa relazione. C'è Don Antonello che è un illustre teologo, potrebbe dirci tantissimo, e ovviamente se vuoi quello che vuoi, ma al di là di questo mi colpiva nello studio proprio dell'archeologia sacra, nelle catacombe di Santa Priscilla a Roma, c'è la prima raffigurazione del III secolo, siamo nel 320-330 dell'Annunciazione di Maria, in cui l'angelo è raffigurato senza ali. Quindi non un angelo ptero, ma aptero, quasi a rappresentare proprio questa umanità anche dell'uomo angelo, comunque dell'angelo sotto forma di uomo che si presenta a Maria. Evidentemente Maria ha accolto l'annuncio straordinario della nascita di Gesù come un essere umano, quindi con tutti i suoi, anche con i dubbi, con tutte le emozioni, le sensazioni, le emozioni che aveva. E questo è il mistero, e per questo celebriamo il mistero dell'incarnazione, perché siamo uomini, altrimenti non ci interesserebbe, questo è quello che penso, diciamo.
però insomma, chi vuole può intervenire. Quello che ha detto Roberto è stato bellissimo e ci ha aperto veramente tante porte. Abbiamo parlato anche della croce, quindi dell'uomo dei dolori che vengono a scelpatire, quindi le profezie di Isaia da questo punto di vista. Qui c'è una bella esperienza anche di terzo ordine francescano. Io saluto Maria Pompea Abate, che è la nuova ministra da pochissimo e che ovviamente farà, che facciamo venire, vieni a farci un saluto, il diacono, sì, come no, che compie questo servizio per vocazione ovviamente di diaconia. Un mosaico di tante persone, questo vuole essere un cenacolo, no? Padre Luigi. E quindi veramente un'occasione per poter parlare insieme. Sor Stefania, anche lei, con lei, i colleghi di Parola di Vita, l'avvocato Anita, parlavi del processo a Gesù, di questa ringa, sì. Te l'immagini in tribunale, no? Chi è questo? Alla fine. E si tratta anche di questo, allora come oggi. Sono le nostre categorie, la nostra esperienza umana che si incontra con il mistero di Dio, con quel mistero, c'è il catechismo di Pio X, è stato un po' di tempo, una volta bisogna imparare a memoria. Il mistero non è contro l'uomo, non si oppone all'uomo, ma lo supera. E però da parte nostra c'è il cammino con quel Dio pedagogo della Rerum, no? Verso una conoscenza sempre maggiore, sempre migliore. Di questo mistero, non dico più niente, però. Ma poi la parola a lei. Allora, grazie. Tanto pure che... Forse Franco? Eccolo. Franco è il nostro amico di oggi. Dottoressa, visto, come ci ha fatto capire un pochino questa figura di Cristo visto da persone artisti, poeti, vari del genere, voglio dire, però il vero Cristo visto, e penso che sia proprio la figura vera, un Cristo visto nella sofferenza, nel dolore. Ora, mi chiedo, in questi personaggi che lei ha citato, lei ci vede qualcosa di fede oppure visto come persona di quello che ha fatto nella vita? Vedo comunque una ricerca della fede anche laddove forse lo scetticismo, a volte il contesto storico, a volte le esperienze di vita non permettono all'artista di leggere in maniera intellegibile, chiara, immediata la sua fede, ma di fatto c'è una fede, cioè in fondo noi sappiamo che chiunque si metta alla ricerca di Gesù, prima o poi lo trova. Ora noi non possiamo sapere se, tranne laddove c'è testimoniato, se questi artisti l'hanno incontrato, però in fondo sono stati dei privilegiati, perché grazie alla loro arte hanno potuto mettere al centro Gesù, e pur proclamandosi atei, agnostici, comunque Gesù. Laddove invece chi è convinto a volte di avere una fede cristallina in realtà non ha fatto l'esperienza di Gesù, allora il senso ultimo di trovare Gesù nelle arti e nella letteratura è proprio questo, avere una chance in più di incontrarlo, anche se ci giunge narrato, rappresentato da un più grande dei peccatori spesso, che forse non conosce il mistero di Gesù, ma forse gli è più prossimo di quanti proclamano di avere fede. Quindi per me sì, anche inconsciamente in loro c'è la fede, c'è una ricerca della fede che non è evidente,
ma ce la trasferiscono attraverso le loro opere anche laddove lo negano, anche laddove lo mettono in contraddizione. D'altra parte, se non ci fosse dubbio, non ci sarebbe nemmeno un ragionare sulla fede. E quindi, anche se poi è il letto della fede che ci alza, ci eleva, però per me è così. Abbiamo sentito tante, tante cose. Io da decrepito, rivoso, quale sono, no? Devo dire una cosa, bellissima narrazione, bellissime storie di uomini, di santi, Vangelo, eccetera, eccetera. L'unico difetto che abbiamo tutti quanti noi, adesso qui abbiamo ascoltato, ci siamo fatti una cultura, ma il guai è che quando usciamo da qui dentro ritorniamo gli stessi di prima. In che senso? Il nostro male maggiore è il nostro io, l'orgoglio di ognuno di noi. Se ognuno di noi facesse ammenda di quello che è stato, di quello che è stato detto nella vita quotidiana, l'amore del Vangelo, quello che Cristo dai 33 anni ha predicato, prima di cui i profeti avevano annunciato, bisogna vedere la realtà, e la realtà dell'amore del Vangelo di Cristo dove si vede? Nella sofferenza dell'uomo, di chi sta sotto di noi, di chi noi schifiamo. Iniziamo da me, forse volontariamente da questo caso. Nel volto di chi soffre, di un mendicante, di chi ha fame, lì è Cristo, il Cristo vivente. Quello dell'amore che noi non riusciamo ad accettare nella società odierna. Andiamo a casa, c'è un telefonino, la veste dell'amico. Non pensiamo mai a chi è su un marciapiede, a chi dorme per strada. Noi abbiamo un bel letto caldo, tanto chi se ne frega di qua. Quindi se uno ha fede, ma fede, che crede nel Vangelo dell'amore, perché c'è un solo Vangelo, quello dell'amore di Cristo, che è nato da Dio, è morto da uomo. Vedere la sofferenza altrui, vedere il pianto di chi non ce la fa. Se noi vediamo nei telegiornali, ce ne sono tante e tante di queste storie. Quindi se abbiamo fede, prima dobbiamo guardare il nostro prossimo. Quando si dà una cosa, l'elemosina, bisogna darla con amore, come diceva Cristo, non far vedere alla sinistra quello che fa la destra. Quando uno fa l'elemosina alla carità, non deve andare a dire o a battersi il petto davanti al sacramento. Signore mio, ma io l'elemosina l'ho fatto. Quella non è la nostra. È sembrare di essere qualcuno nella società. Questa è la sintesi. Noi abbiamo fede. Se abbiamo fede, dobbiamo guardare prima i miseri. Guardando loro, riusciamo a guardare anche quel Cristo che è appeso su quella croce. Ho chiuso. E giusto, perché tanto il nostro amico Rivaldo, perché è il nostro portavoce tecnico, è colui che dirige un po' la baracca. Anche lui
fa parte dell'entourage di questi commenti. Senza lui tante cose io non potrei fare. Merci beaucoup. Sì, la prossima volta un piedistallo più alto. Allora, grazie a voi. Tanto auguri e ogni bene che il Signore vi conceda. Grazie. La prossima sarà ancora più bella. Grazie. Allora. Accordate in realtà che comincia a fare i soggetti. Ci mangiamo qualcosa. Sono le mie io. Io manca anche l'altra volta più bella del marcio. Ah, ma è filmato, non è la foto. È un filmato. Grazie.